Lo Surgo Pino, Nübret Torino. Lago Paolo, Sportman 3, Bolzano. Possella Giovanni, Pramavia, Gim, Catato Domenico. Se ne vanno non nel senso che lo buttiamo fuori, nel senso che partecipano alla finale. Eulotta Giuseppe. Addominali. Quadri. Flavio Piazzanini, con unico rammarico, purtroppo non farà i campionati del mondo a Roma, si riposa per un anno. Sono Donà Suzzara. Evidiano Lo Surdo, secondo Stefano Donà, terzo Giuseppe Ulotta, quarto Magro Giuseppe, quinto Paolo Lago, sesto Domenico Liberato. Un applauso a tutti e mio particolare a Liberato. Ruggero Tampellini, fotografo ufficiale, immortala il trofeo Linea Sport 84, piccole taglie. Accomuniamo Galdino Agrogliano, Body Center, Roma. Gino Barzacchi, Gini Club Livorno. Armando Valletta, Studio Federhofer, Bolzano. Roberto
Roberto Sartori, Athlon, Verona. Ernesto Baldo, Golf Gym, Verona. Francesco Napoli, Golf Gym, Verona. Edoardo Soldo, Ivi Metal Gym, Cittadella. Thank you.
Gino Barzacchi, se qualcuno lo vuole ricordare quando sarà il momento, il 16 dicembre al telegiornale Rete 1, ore 13. Thank you.
premiare un giudice, un amico, un atleta, over, Isone Gianfranco. Isone ha una palestra sopra campagna a Villafranca, quindi è giusto che sia lui. E dal sesto, Roberto Sartori, Adrian Verona. Quinto, Gino Barzacchi, Gini Club Livorno. Quarto, Edoardo Soldo, Cittadella. Rosa dei Papabili. Terzo, Ernesto Baldo, Golgin Verona. Magari li chiamiamo davanti, Claudio Mostacci e Cosimo D'Ambrosio. Una posa frontale, ditemi voi se è facile giudicare una cosa del genere. Ho usato proprio cosa volutamente perché è impossibile definire uomini questi mostri. Cosimo D'Ambrosio, Claudio Mostacci, Ernesto Baldo, Edoardo Soldo, Gino Barzacchi e Roberto Sartori, sei atleti eccezionali. Immortalati dalla magica macchina di Ruggero Campellini. Applauso calorosissimo. Grazie. Palestra Kennedy Brescia, Claudia Branda, Body Center Roma, Tiziana Ardolini, Body Center Roma, Maria Antonietta Iaconi, Body Center Roma, Mara Giannini, Athlon Verona, Mary Beth, Quinto Perez, Sporting Green Bassano e Rossana del Re, Trefor Trento. Sottraggo per un attimo ai vostri occhi Anna Calabreso, Patrizia Bombonato, Claudia Branda,
Maria Antonia e Rossana del Re. Principiti. Addominali. Espansione. Di fronte. Principiti. Thank you.
sul palco, anche perché così probabilmente riusciremo a calmare i bollenti spiriti, il sindaco di Somma Campagna. È in sala il signor sindaco. Lo abbiamo coinvolto. Chiediamo scusa, ma abbiamo bisogno dell'autorità, perché so che un pezzo di teatro calerà su di noi dopo. Scherzo, naturalmente. Sei atlete, tutte preparate, dobbiamo purtroppo passare a dare il risultato. Il trofeo Linea Sport non finisce nell'84, quindi chi non è contento parteciperà nell'85, nell'86 e così via. Siamo alla quarta. Anna Calaresu, Venturato Club Bovolone. Terza, Mara Zanini Athlon Verona. Mara Zanini si ripresenta nelle coppie, quindi vedremo delle chance diverse. E seconda, Patrizia Bombonato, Sporting Merano. E poi non so se siamo d'accordo, ma i vincitori hanno sempre ragione, sono degli atleti. Prima Maribel Quinto Perez. Sei classifiche, sei atlete comunque eccezionali. Prima Maribel Quinto Perez, seconda Patrizia Bombonato, terza Mara Zanini, quarta Anna Calaresu, quinta Claudia Branda e sesta Antonietta Laconi. Ancora una volta durissimo il compito, chiediamo di uscire per dei confronti successivi ai finalisti, ovvero Eli Tenze, Fabio Giaquinto, Luca Chemolli, Francesco Topazzi. Dorsali. Addominali.
Quadricipiti. Grazie. Buon servizio militare. Bravo! Thank you.
A premiare chiamiamo Maurizio Santoro, pluricampione. Ora ci siamo, un avventurato che purtroppo non so se riusciremo a vedere prima, ma ci dicono stupendo, un ebreo in forma sempre più arduo, tre campioni, dico purtroppo, terzo Fabio Giaquinto, Roma. Secondo, ma penso che anche se per me è un atleta eccezionale, è giusta questa piazza, Luca Chemolli, 3x30. E un nome personale che è anche un'aspirazione e noi glielo auguriamo, il Massimo dei Venturato. Massimo Venturato. Trieste, California Gym, Johan Megiel. E per finire Lea del Monero, Sporting Merano. Siamo purtroppo costretti a passare alle selezioni, preghiamo di uscire. Patrizio. Apri le mani. Apri le mani. Thank you.
vincitrice del trofeo Nina Sport 1982-1983, Sara Baltieri. Cristia Lococo, donna di Brescia. Patrizia, quarta, poi terza, seconda, sarà sicuramente prima nell'85. E prima Lea Del Monego. Patrizia Lococo, Brescia, terza, Sergio Busini, Verona, quarta, Ariela Dall'Omo, Verona, quinta, Claudia Sbrenna, Roma, e sesta, Claudia Montemaggi, Trento. Thank you.
Patrizio Bombonato e Davide Udella. Coppia terza, Samuele La Rosa, Claudia Branda e Galdino Acrobati. Quindi necessariamente primi Edoardo Soldo e Silvia Dalvise. Un applauso. Thank you.
Mantelli ed Ambrogio, per piacere, un passo avanti. Mantelli, signori, bicipiti. Padova. Domani mattina porrà la propria candidatura per i campionati italiani AICAF 1985, che dovrebbero svolgersi o a Bologna o a Roma o, domani vedremo, il Consiglio voterà a Padova. E l'uomo che si è presentato richiedendoli qui questa sera è Mario Cecchinato. Le miss si possono ritirare. Classifiche per la partecipazione ai campionati del mondo: domani mattina al congresso i responsabili nazionali dell'AICAF dovranno decidere quanti di questi atleti, chi per diritto, chi come federazione, chi per altri motivi. Primo, Roberto Zardinoni, comincio. Comunque, signori, questa sarà tutta la squadra che va ai campionati del mondo. Un complessivo di 2, 4, 6, 8, 10, 12, 17 atleti. Non vi sembra una buona squadra? Grazie. Bisogna violentarli gli atleti. Thank you.
Esatto.